Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Alkeparla o altre bonus preferite e oggi sono qui con un video su quello che è stato mostrato al World Reveal Trailer di Zombie per Black Ops 3. Non farò la stessa cazzata, quindi non metterò nessuno screenshot durante questo video e mi dispiace non poterlo fare, però non voglio rischiare che mi chiudino anche questo canale dove già ho ricaricato qualcosa e non vorrei ritornare a bestemmiare come un idiota, quindi vi lascio in descrizione l'account Twitter di Charlie Intel dove hanno twittato in live diverse cose, diverse novità che io vi andrò a leggere e ovviamente le immagini non posso farvi vedere quindi ve le descriverò, però comunque se volete andare a vedere magari durante il video apritevi charlieintel.com, scorretevi e comunque potete dare un'occhiata a quello che hanno fatto vedere. Penso che praticamente tutti quelli a cui interessa abbiano guardato comunque o qualcuno che ne abbia parlato in diretta perché c'era qualche streaming, però io ho preferito seguire questi tweet perché erano molto molto veloci, proprio scrivono al volo le cose e mettevano qualche immagine mentre erano proprio lì. Allora, partiamo subito dal fatto che hanno detto, cosa molto strana, che nessuno ha capito precisamente, ci sono ancora degli easter egg che vanno scoperti nelle vecchie mappe. E questa cosa è strana, perché non si pensa se si intenda proprio easter egg come quelli che sono, non lo so, quelli di Call of the Dead, Shangri-La, o Moon, o degli easter egg nel senso qualcosina di piccolo. Però come cosa ci ha portato a pensare che non abbiamo scoperto tutto, quindi penso che tantissima gente tornerà a giocare le vecchie mappe, non sappiamo quali potrebbero essere, però la cosa in sé ha spinto, penso, molti a tornare a giocare. Io per primo, perché è una cosa stranissima, sicuramente non mi metterò a cercare cose perché sono impedito in queste cose, cioè proprio gli easter egg, quando li guardo dico, come potresti pensare di fare qualcosa del genere, proprio non arrivi al ragionamento. Poi è stato annunciato il nome della nuova mappa, Shadows of Evil, che è uscito anche il trailer, beh, quello è l'ultima cosa di cui parleremo, e hanno fatto vedere qualche immagine, ovviamente ci sono quattro nuovi personaggi. L'ambientazione è molto simile, devo dire, anche quando il trailer è molto molto simile a Bioshock Infinite, non so se per caso l'avete giocato. Comunque ci sono armi un pochino vecchiotte, l'ambientazione è anche in una città un po' vecchia. Poi ci sono tipo, al posto di perk, sono veramente i perk, si tipo compra questa macchinetta delle caramelle e si hanno queste sottospecie di poteri che ricorda ancora Bioshock Infinite. La cosa in sé non mi dispiace, devo dire, perché comunque io ho giocato Bioshock Infinite e non era per niente male, e la mappa in sé ho visto quel poco che c'è e mi ispira parecchio, anche perché vedere dei cavolo di zombie senza robe ex, senza robe futuristiche, con roba anzi magari vecchia come potrebbe essere Byred, con delle armi magari vecchie, tipo c'era una cosa che è molto simile al tipo 100 però fatta un pochino più antica, mi piace veramente tantissimo, quindi la Treyarch ha guadagnato tutto il mio supporto che prima era un po' titubante, adesso invece proprio sono felicissimo. E poi hanno fatto vedere appunto chi saranno i quattro nuovi personaggi più chi sarà il narratore. Si chiama Robert Picardo, che farà lo Shadow Man, che sarà il narratore o il cattivo. Mi pare fosse il narratore. E comunque si vedrà, diciamo, perché ovviamente dopo parleremo anche della mappa Giant, che sarebbe The Rise rifatta. Qua ci sarà la storia di questi nuovi personaggi, che comunque non mi dispiacciono, devo dire. Però dopo comunque andremo anche a parlare della mappa The Rise, che sarebbe in realtà Giant. Comunque qua hanno fatto vedere appunto le immagini di tutto il cast e come si chiameranno i personaggi. Vi lascio come al solito il link per le immagini in descrizione. E hanno confermato tutte le edition che ci saranno di Black Ops 3. C'è la Hardened Edition che c'è soltanto da GameStop, che contiene la Steelbook, i contenuti in-game delle Artbook e la mappa Giant. Poi abbiamo la Juggernaut Edition che contiene tutto quello che c'è nella Hardened, più il pass, più un mini frigo a forma di Juggernaut che può contenere, se non sbaglio, una lattina, nel senso la grandezza è quella lì, diciamo. Poi è stata confermata anche, se non sbaglio, la Digital Deluxe Edition, che è soltanto digitale, contiene Black Ops 3, i contenuti in-game e il pass. Queste edizioni costano la Digital Deluxe, se non sbaglio, $100, la Juggernaut $200 e la Hardened $80. Contando che la cosa che ci interessa di più è il pass, io penso che prenderò la Digital Deluxe Edition. Adesso comunque vedremo, sicuramente non la Juggernaut, anche se mi piacerebbe. 200 euro sono, che sicuramente diventeranno 200 euro al posto dei dollari, sono un po' tantini. Parlando invece della mappa Giant, è un remake di The Rise, esattamente nel periodo storico dopo Origins, ovvero esattamente dopo Origins i nostri personaggi sono andati verso The Rise, quindi i nostri personaggi sono ancora giovani. Infatti fa vedere delle immagini e nuovamente ci sono i tre personaggi, Dempsey, Nikolai e Takeo, che puntano le loro pistole a Richtofen, come se avessero scoperto qualcosa di strano su lui, come già nel trailer di Origins gli punta la pistola perché è lì sul tavolo che ha appena maciullato qualcuno, se non sbaglio era Maxis, ma non vorrei dire una cavolata. Qua abbiamo di nuovo, penso, come è sempre stato, diciamo, nella storia,
una, diciamo, non fiducia da parte di tre personaggi verso Richtofen, che non si riesce a capire cosa voglia fare. Anche perché come periodo storico siamo, penso, intorno al 1920-1930, penso intorno a quegli anni, quindi, diciamo, qualche decennio prima degli veri avvenimenti di The Riz, quindi si dovrà vedere cosa andremo a fare. Poi, hanno detto che la nuova modalità sarà molto più realistica, molto più grintosa, e da vedere dal trailer se la qualità grafica è quella lì è veramente veramente bella, anche perché ovviamente siamo sulla next gen, quindi è giusto che ci sia delle cose un pochino fatte meglio. Poi hanno detto Never Say Never for Mark III Guns, ovvero per le armi Mark III invece che Mark II. Questa notizia un po' ci ha dato alla testa, perché bisognerà vedere come saranno strutturate queste nuove armi Mark III. Anche perché comunque hanno detto Never Say Never, quindi sono sicuro che, come per la Mark II, la metteranno un po' più avanti. La Mark II era uscita con Barieb, il terzo DLC, quindi qua dovremo vedere quando uscirà. E comunque era modo di dire ci sarà, però più avanti. Poi hanno detto che comunque avrebbero discusso delle mod su PC e delle custom map, se non sbaglio sono state confermate, che è già un passo avanti, perché World at War, fare custom map è un gioco un po' vecchio, e fare cose magari di Kremlin su Black Ops 2 è un po' più complicato, possibile ma complicato. Invece se ci danno il pieno arbitrio a fare custom map e mod su PC, già da adesso, già dal lancio, è una buona cosa. Hanno detto poi che Modern Warfare Zombie è connessa con la storia originale, il che non è male. Mob of the Dead è connessa al mappa Shadows of Evil, e è strana come cosa, però potrebbe averci un buon collegamento. E c'è, hanno detto che il progression system, ovvero la progressione, è differente nelle mappe Giant e Shadow of Evil, quindi ogni partita, tra virgolette, ogni partita scorrerà diversamente. E questo bisognerà vedere cosa intendono loro, se hanno cambiato proprio il sistema dei round o intendono qualcosa di diverso che non vogliono dirci. Si vedrà comunque. Poi hanno fatto vedere qualche screenshot. Hanno detto Nuketown Remake, we have to wait and see. Questo non è per zombie, ma è per Black Ops 3 in generale, e mi dispiacerebbe non avere una mappa Nuketown, perché è praticamente un marchio di fabbrica della Treyarch e per un Black Ops, quindi mi dispiacerebbe non vederla. Poi comunque hanno fatto vedere appunto le immagini per le diverse edizioni, ed già per gli americani e gli inglesi è preordinabile dai diversi rivenditori come Amazon, GameStop e altro. Noi in Italia invece siamo poveracci, quindi arriverà tra un po'. E comunque, se non sbaglio, tipo, sono già finite in America le Juggernaut Edition, le hanno proprio... Infatti, tipo, se andate su Amazon adesso, Black Ops 3 è tipo il gioco più venduto, praticamente. Tutti ieri sera l'hanno ordinato, probabilmente. Hanno fatto vedere qualche immagine e dei poster riguardanti i nuovi personaggi nella mappa Shadows of Evil. Hanno fatto vedere come funzionava, appunto, la Juggernaut Edition, il frigo del Juggernaut. E, finalmente, per ultimo, hanno fatto vedere questo official reveal trailer. Io il trailer l'ho guardato... Devo dire, mi ispira davvero tanto. Ovviamente vi consiglio di andarlo a guardare, perché è la cosa, diciamo, più importante in assoluto. Posso dirvi soltanto che le armi assomigliano molto a quelle che c'erano in Black Ops 2 e in Black Ops 1, che è una buona cosa. Gli zombie sono fatti come erano in Black Ops 2 e mi va benissimo. Ci sono nuovi zombie speciali, penso, perché tipo c'è una specie di essere tipo strano. E ci sono dei nemici che svolazzano in giro, mi sembrava molto Estinzione in quel momento. Infatti, pensando anche al fatto che c'è un ranking system basato su i punti esperienza, devo dire che ci può stare che sia magari simile a Estinzione, magari ovviamente non troppo, però il concetto può essere un pochino quello. Bene ragazzi, queste erano le mie opinioni, comunque quello che c'è stato per il reveal di Black Ops 3. Io sono veramente hypatissimo, anche perché nel tipo 2 mesi prima uscirà The Taken King, in cui dovrò parlare qualche video anche a riguardo adesso, e dopo 2 mesi uscirà Black Ops 3, quindi sarà veramente un casino di roba tutta concentrata insieme, e io sono veramente felicissimo, non vedo l'ora dell'uscita del nuovo zombie, perché abbiamo aspettato davvero troppo, e però finalmente è qui, e secondo me non sarà deludente, speriamo anche così. Io vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi, a dirmi nei commenti cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, alla!